tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Un video divertente, diverso dal solito, ma che sono sicuro vi potrà piacere. Infatti oggi faremo un nuovo Peppe Risponde. Infatti sulla mia pagina Instagram vi ho detto: fatemi qualche domanda a tema notte in ospedale. Ero proprio uscito dalla notte dall'ospedale e ho detto: beh, fatemi qualche domanda. Quindi se ancora non lo fate, seguitemi sulla mia pagina Instagram, mi chiamo Peppe893, mi raccomando, è gratis, non vi costa assolutamente nulla. E che anche sulla pagina Instagram riesco a raccontarvi più dentro quella che è la vita di un medico specializzando in questo periodo anche molto particolare. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi anche al mio canale YouTube, mi chiamo Peppe893, e lasciate un bel like per supportarmi. E adesso via con la sigla. Allora, andiamo subito con le prime domande. Anzi, qui non è una domanda, ma è un grazie a tutti voi medici e infermieri per tutto ciò che state facendo. Grazie a voi per il vostro supporto. Stiamo facendo semplicemente il nostro lavoro, che è quello che ci piace fare. Però nell'ultimo periodo voglio ribadirvi di non abbassare l'attenzione. Sto vedendo in questo periodo troppe persone in giro. Oggi è il giorno di Pasquette, sono tutti a giocherellare nel cortile e nessuno mi dice niente. Quindi di conseguenza mi raccomando, state a casa, perché finché noi usciamo il rischio è comunque elevato. Quindi stay home, anzi state a casa. Quello che tu risponderai: ma la multa è penale? Multa di che cosa? Non lo so. Multa se uno è in giro di qua e di là. Non è una multa penale, ma economica. Come è andata la notte in ospedale? Cosa hai fatto? Devo dire che è stata una notte abbastanza tranquilla. Ci sono state soltanto due parti, uno normalissimo tranquillo e un parto un po' più complesso con l'utilizzo della ventosa, che come ben sapete è un dispositivo che serve ad aiutare ad estrarre il bambino. Interessanti sicuramente dal mio punto di vista, perché come sapete più vedo, più imparo, più qualcosa mi porta a casa. Poi è stata la normale routine di reparto, perché come ben sapete noi al momento non facciamo le guardie di urgenza, o almeno ufficialmente siamo ufficialmente a gestire il reparto. È un di più quello che io faccio, che mi piace andare a vedere magari appunto i parti che rientrano in quella che sono le guardie di urgenza e che ovviamente i miei colleghi più grandi mi concedono di poter vedere. Quindi è ovvio che dopo finisco quelle che sono le mie attività di reparto, io mi reco appunto a vedere queste cose qua. Quindi è stata una notte comunque complessivamente abbastanza tranquilla, nulla di molto molto difficile per fortuna, però come ben sapete le notti in ospedale sono sempre un'incognita, come ogni ovviamente momento della giornata. Però la notte è quel momento in cui si abbassano un po' la guardia, inevitabilmente, per una questione proprio fisiologica, e non bisogna appunto rischiare nulla, e quindi di conseguenza il pericolo è sempre dietro l'angolo, come dico io. Per fortuna in questo caso è stata abbastanza tranquilla. Quando si tratta di un positivo asintomatico, è meglio o peggio? Allora ragazzi, le domande erano sulla notte in ospedale, perché mi fate altre domande? Quindi questa è l'ultima domanda che risponderò, diversa da quelle del tema del video. Comunque è ovvio che un paziente asintomatico è un dato positivo e negativo allo stesso tempo. Positivo perché sicuramente è una persona che sta bene. Negativo perché è una persona che infetta tante persone, in quanto non sa di essere infetto. Durante le notti in ospedale ha la possibilità di metterti su un lettino almeno? Assolutamente sì. Per noi medici è concesso di andare a dormire. Questo non lo so per quale motivo, ma ho, secondo dal mio punto di vista, un razionale. Chi sa meglio di me può rispondermi. Perché sostanzialmente se succede un'urgenza, il medico deve essere ovviamente quanto più lucido possibile. Immaginatevi che se succede un'urgenza alle 7 del mattino e lui è rimasto sveglio per tutta la notte, capite bene che la lucidità non è sicuramente la migliore. Quindi se non c'è nulla da fare in quel determinato momento, è giusto che lui si possa riposare per poi essere lucido in caso di necessità. Capita molto spesso che noi, se non ci sono grosse urgenze, andiamo a dormire. È ovvio che ogni notte è diversa, ci sono quelle notte che rimani sveglio appunto per tutta la notte e notte che riesci a dormire tranquillamente, anche se tranquillamente non si può parlare. Cosa diversa invece per le infermiere e per tutti gli altri operatori sanitari, che invece non sostanzialmente non vanno mai a dormire. In realtà si appoggiano un pochettino, questo si permette, però in teoria dovrebbero rimanere sveglia, anche perché durante la notte ci sono delle terapie da fare a degli orari prestabiliti, quindi magari all'una si devono svegliare per fare la terapia, poi alle tre, via discorrendo, e quindi è anche difficile andare a dormire. Ma qui tutte le ragazze che studiano infermieristica o ostetricia potranno confermarmi nei commenti, quindi fatemi sapere nei commenti se ho detto delle fesserie o delle cose giuste, ma immagino che voi non possiate andare a dormire. Detto ciò, anche se si va a dormire, personalmente non è mai un vero sonno, ma si rimane sempre in quella dormiveglia o comunque in quella situazione di allerta. Tant'è vero che io normalmente non sento il telefono se mi suona, mentre quando sono in ospedale appena al primo squillo mi sveglio di colpo. Infatti
è capitato l'altra sera che nonostante tutto avessi comunque dormito un 4-5 ore, che non è il massimo della vita, ma non è nemmeno pochissimo, la sera stessa ero distrutto mentalmente e psicologicamente, avevo un mal di testa, avevo nausea, proprio perché ero sfinito, il mio corpo non si era riposato adeguatamente, proprio per questo, perché è vero che ti butti sul letto, ma il tuo cervello rimane ad elaborare le situazioni, hai fatto quella cosa, non hai fatto quella cosa, quindi nella sostanza è un po' così variabile. Succede una cosa alla Grey's Anatomy fra i colleghi, non ho idea di cosa tu ti riferisca, perché io Grey's Anatomy sostanzialmente non l'ho mai visto. Ho visto qualche puntata, per i Peppe commenta le serie mediche, che vi invito ad andarvi a vedere qua sopra se non l'avete mai visti, sono video molto molto belli, però posso immaginare a cosa voi vi state riferendo. Beh, dipende da tanti fattori, è ovvio. Non è ovvio che non succedano storie d'amore particolarmente drammatiche come nel film, però non può, ovviamente può nascere l'amore anche in un reparto di ospedale, tra medici e medici, tra medici e infermieri, tra medici e ostetriche e via discorrendo. Quindi non è assolutamente nulla di impossibile che capi. Come prepararsi fisicamente e mentalmente ad una notte in ospedale? Vi devo dire la sincera verità, non sono la persona più adatta a dare questa risposta. Perché? Perché sostanzialmente io il giorno prima, cioè il giorno della notte, mi alleno in palestra, faccio tutto e difficilmente riesco a riposarmi. Però quello che ho notato, psicologicamente sono sempre molto motivato, perché un po' l'ansia e quello mi aiuta tantissimo, un po' perché comunque è un ambiente, a me piace fare la notte in ospedale, mi piace quella tranquillità, quel riposo, quell'aria diversa che si respira, un po' più tranquilla rispetto al giorno della freneticità di un giorno, quindi io la preferisco e la vivo anche meglio rispetto ad altre guardie, come per esempio la guardia di pomeriggio, che non mando molto giù, non mi piace per niente. Per quanto riguarda anche la questione come prepararsi, ovviamente io, avendo molta adrenalina durante la notte, non sento mai la stanchezza indotta dal sonno, quindi poi ne pago le conseguenze il giorno dopo, come vi ho detto prima, però per quel giorno, per la notte, riesco ad essere sempre vigile, quindi da questo punto di vista sono fortunato. Il consiglio che mi hanno dato però i miei colleghi più grandi è quello di riposare almeno 1-2 orette il pomeriggio. Lo so che è difficile le prime volte, ma poi entrerete nel mood e quindi alla fine riuscirete ad affrontare meglio le notti. Di notte il lavoro è più tranquillo? Beh, anche qui è una domanda molto variabile. È ovvio che non ci sono tutte quelle cose che vengono fatte durante una giornata, perché durante una giornata devi fare alcuni tipi di visite che durante la notte non vengono fatte. Cioè durante la notte quello che si fa è ovviamente gestire le urgenze. Capite bene che però l'urgenza nel mondo della ginecologia e dell'ostetricia è tutto urgenza. Soprattutto nell'ostetricia un parto è urgente per definizione. Se stai per partorire non è che puoi dire no signora, aspettiamo domani mattina. Devi partorire, punto e basta. Quindi tutto l'urgenza, quindi da questo punto di vista, ovvero nella gestione della gravida che sta per partorire, la donna gravida che sta per partorire, è sostanzialmente quasi tutto uguale, non cambia niente tra giorno e notte. È ovvio che tutte le altre attività risultano essere ridotte durante la notte, cioè non è che uno si mette a fare il screening morfologico durante la notte, no, si fa di giorno. Però se devi fare un'ecografia di una donna perché hai un sospetto di una qualche situazione particolare, lo fai. Se ti arriva una donna in pronto soccorso, la visiti. Qualche volta la notte rimani solo o le tue scelte per i pazienti devono passare sempre per gli strutturati? Vi ho spiegato, c'è una sorta di gerarchia, ovvero noi più piccolini facciamo le guardie di reparto, i più grandi stanno nelle urgenze, che può essere sala parto e pronto soccorso. Di default diciamo che tutto ciò che facciamo noi deve passare dagli strutturati, cioè cosa succede? Questa è la scala, c'è una donna che sta male, viene chiamato l'infermiera, chiama il medico di guardia, che in questo caso sono io, piccolino del primo anno. Io vado a vedere la donna, cerco di capire quella che è la situazione e poi informo lo strutturato, che ovviamente valuterà come imposta, se deve fare qualcosa, se non si deve fare, se bisogna visitarla, quindi deciderà lui come muoversi. Quindi in sostanza c'è sempre questo rifarsi a loro. Massimo della cosa che io mi azzardo a fare è dare una tachipirina o un Fans ad una donna che sta avendo qualche dolore. Però poi situazioni un po' più complesse, anche per quanto magari possa sentirmele di dire ok, do questo farmaco piuttosto che quest'altro, è sempre bene rifarsi allo strutturato, sia per una questione legale, ma proprio per una questione che, per quanto tu possa avere tutte le nozioni di questo mondo, non sei completamente preparato e completo, e quindi magari ti può sfuggire quella piccola cosa che può fare la differenza. Quindi io personalmente, soprattutto perché sono comunque all'inizio, preferisco fare una domanda in più allo strutturato ed essere sicuro piuttosto che fare un errore che può
anche in alcuni casi, non dico essere grave, perché situazioni gravi vengono sempre gestite da loro, però comunque magari cambiare qualche situazione. Quindi sì, nella maggior parte dei casi, 99,9%, tutte le decisioni comunque vengono avvallate allo strutturato. Molti dicono che per contratto gli specializzati non fanno notti. Come funziona in realtà? Beh, quello che viene scritto in un contratto non è realmente quello che viene fatto. Ora, non voglio fare nessuna denuncia o cose particolari, ma è risaputo che noi specializzandi, per imparare, dobbiamo stare più tempo in ospedale. Nessuno ci obbliga a fare di più, è ovvio. Però tutto quello che fai di più è qualcosa che tu impari. È meglio imparare adesso che sei, tra virgolette, protetto da delle persone che supervisionano la tua attività, piuttosto che quando tu sei da solo realmente, che sei tu il medico e tutte le decisioni passano da te. Quindi più cose tu vedi, più esperienza fai, meglio impari. Quindi da questo punto di vista è sì, le notti da contratto non si possono fare, ma siamo noi che diciamo volontariamente andiamo a fare qualcosina in più per poter imparare qualcosa in più. Quindi la pratica di quello che c'è scritto sul contratto non è quella che realmente si fa in tutta Italia, ma questa è una cosa di tutti gli specializzanti d'Italia, perché vogliamo fare di più per poter imparare di più. Questo penso che nessuno ci possa vietare di stare in ospedale e vedere quante più cose possibili. Quali sono i casi che più spesso capitano nei turni di notte? Beh, io posso parlare solo per la casistica del mio ospedale, e ovviamente sono i parti, che possono essere i parti normali o eventualmente tagli cesari. Ma questa è la sostanza, difficilmente ci sono altre cose, questo è quello che avviene più frequentemente durante una notte. Quando c'è un parto normale, con ginecologi assistete con l'ostetrica, allora se il parto è un parto fisiologico, quello che noi facciamo normalmente è, c'è l'ostetrica che gestisce tutto il periodo espulsivo, comunque con la supervisione del medico, in particolar modo più del medico strutturato che comunque controlla e vigila la situazione, di noi specializzandi, proprio perché, come dicevo prima, più noi vediamo più impariamo. Quindi di fondo c'è l'ostetrica che gestisce la maggior parte delle cose per quanto riguarda il parto fisiologico e noi controlliamo, perché poi ovviamente è sempre un modo per imparare qualcosina in più. Molti mi chiedono, un'altra domanda che mi fanno è come riprendersi dalla notte in ospedale. Beh, personalmente vi posso dire quello che faccio io. Io, per non sfasarmi il ritmo circadiano, ovvero tornare a casa e mettermi subito a dormire, che poi mi sfano proprio la giornata, io cerco di tirare fino almeno alle 7, alle 8 di sera, in modo tale che vada a dormire e dormo in modo totalmente fisiologico senza alcun problema. Quindi questo è il mio consiglio: non andate subito a dormire dopo il turno di notte, ma cercate di resistere fino al giorno, fino alla sera stessa. Detto ciò ragazzi, spero che questo video un po' diverso vi sia piaciuto, mi raccomando sostenetemi con un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, iscrivetevi, seguitemi sulla mia pagina Instagram e TikTok, che mi sto divertendo a fare TikTok, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!